sono entrato dentro, c'è solo le luci. Appena sono arrivato in sala, in salotto, mi hanno assaltato quattro persone. Erano già dentro? Erano già dentro che mi aspettavano. Legato, imbavagliato e picchiato senza pietà. Una notte orribile, quella appena trascorsa per il sessantenne Giuseppe Lombardi. Siamo alla periferia di Pisa. Il signor Giuseppe rientra a casa dopo una giornata di lavoro. Ad attenderlo, quattro banditi a volto coperto. C'è solo luce qui. Poi sono arrivato qui per andare nel bagno. Mi sono, di qua sono quattro persone col cappuccio che mi hanno assaltato. E mi hanno picchiato. E mi picchiavano con un cacciavite nel viso. Poi mi sono coltello alla gola. Mi hanno dato un mucchio di botte, mi hanno rotto una costola. E apri la cassaforte, sennò ti si ammazza, le solite cose che dicono, alla fine l'ho aperta. Ho resistito 5 minuti, poi alla fine sono andato a finire per forza, sennò alla fine finiva male, non davo sangue da tutte le parti, non davo sangue. Mi hanno legato, avevo dei maglioni qui, mi ero levato dei maglioni, mi hanno messo un maglione e la camicia, mi hanno legato i piedi. Hanno preso un cavo elettrico, mi hanno legato un cavo elettrico. Mi hanno messo un bavaglio alla bocca e poi sono scappati. I ladri hanno preso dalla cassaforte una collezione di orologi del valore di 100.000 euro. Tutte le scatole di Rolex che c'avevo dentro, tutta la collezione di lavoro, 8 ce l'avevo. Sì, hanno 40 anni di lavoro buttati via. Parlavano italiano, però con l'accento straniero, praticamente erano stranieri.